più giovani e improntare alla loro determinazione, in qualche modo disfunzionale all'organizzazione del sistema. Anche stamattina è stato richiamato, no? Come in sé la competizione è una fonte possibile di innovazione. Ma è possibile l'innovazione dove c'è un respiro diverso, dove c'è la capacità di tenere conto di un'istanza locale, territoriale, a cui servizio vanno messi i modelli e non viceversa. Ma è arrivato il momento che la psicologia, in quanto scienza sociale, in quanto scienza dell'umano, recuperi questo respiro strategico, perché altrimenti, come dire, noi assisteremo al consolidamento di una cifra antropologica che, come dire, rispetto alla quale poi non potremo che prenderne atto. O intenzionalmente o non avvertitamente, Sergio Salvatore ci ha dato una espressione di che cosa significa di lavorare in una dimensione interdisciplinare, perché lui ha fatto tutto un... vogliamo dirlo più così, ha fatto un parostieto, ha fatto una bella spiegazione, ha fatto una lezione magistrale sul senso delle dimensioni identitarie nella società contemporanea. Ma il pregio non è quello che lui ha detto, ma il fatto che, che ha guardato la realtà contemporanea dicendo queste cose. Se lui con i suoi occhi e la sua formazione avesse guardato le problematiche, non lo so, dei Inuit o degli Ubuntu in Sudafrica, avrebbe letto delle altre problematiche. Quindi il senso di questo approccio non è tanto nella risposta che tu dai, cioè non è nel segno che tu porti, ma è nel fatto che tu ti poni il problema di qual è il senso e di qual è la dinamica che si muove. Non so se mi sono spiegato. Lui ci ha detto una cosa splendida sulla realtà contemporanea, ben detta, bellissimo, ma il pregio è che se avesse parlato guardando un'altra realtà avrebbe detto un'altra cosa.